Oggi mi farete compagnia mentre tento di sistemare la mia collezione di gioielli, perché gioielli, insomma, vabbè, tutta robetta, però perché ce l'ho sparsi un po' in tanti contenitori diversi, senza un senso, tutti mischiati ed è un caos, quindi non so più cosa c'è che mi piace, cosa c'è che non mi piace, non lo so. Quindi cerchiamo di fare un po' di ordine e di sistemare tutto questo caos. Iniziamo da questo contenitore caotico di Hello Kitty. Allora, c'è anche un pezzo del contenitore stesso. Allora, io direi di fare dei mucchietti, quindi tipo orecchini, bracciali, collane, anelli, di modo comunque che ce li ho tutti separati, poi li sistemerò per bene. Quindi ho lo snake della Braille e questo ovviamente lo tengo. Poi ho questi due nuovi choker che ho preso da un sito americano, che si chiudono con il cuore. Quindi ho due cuori con le relative chiavi e anche questi li tengo, anche se porto molto di più questo nero perché è un pochino più delicato. Poi ho questa collana bellissima di The Hemp Cosmetics che avevo preso anni fa, mi piace tantissimo perché fa un bellissimo gioco sul décolleté con tutte queste catene, la trovo sexy, quindi questa pure la tengo. Poi ho questo bracciale di Hemp Cosmetics, ovviamente anche questo lo tengo perché mi piacciono a me questi bracciali che mi fasciano il polso, e così come tengo quest'altro anche della Braille, quest'altro sempre di Hemp Cosmetics, anche se sono molto più carine le cose argentate, perché queste dorate sono veramente, si vede insomma che sono robetta. Comunque anche quest'altro di Hemp Cosmetics lo tengo. E anche questo perché mi ricorda troppo le scaglie del drago e io adoro i draghi. Quindi questi bracciali li teniamo tutti e anche queste collane. Tengo anche quest'altro di bracciale, anche se è un po' scomodo. Comunque è carino perché è quadrato, ha questi... si vede comunque che anche questo è robetta, comunque che si chiude a calamita e comunque è particolare, lo teniamo. Tengo ovviamente anche questa collana della Braille che mi piace tantissimo, perché comunque avendoci questo laccetto nero, che comunque è anche sexy nel collo, è comunque un laccetto regolabile, quindi si può mettere a diverse misure e quindi anche questa mi piace troppo. Poi vediamo qui pezzi del contenitore. Direi che questo braccialetto comprato in un villaggio turistico lo possiamo anche archiviare tra le cose che non metterò mai, così come direi anche questo anellino ha fatto il suo tempo, non lo metterò più, tra l'altro è anche rotto. Poi orecchini fatti in fimo abbastanza orrendi, comprati forse credo al mare, quindi qui mettiamo gli orecchini che sto guardando, abbastanza improbabili che trovo qui dentro, cioè tipo forse anche questi non li metterò più. Poi che altro c'è, vediamo, vabbè, questi orecchini anche se non li porto, però vabbè, questi sono comunque di corallo, questi li tengo. Poi questi altri pure li tengo, che comunque sono d'oro, sono un ricordo dell'adolescenza, li tengo ma non li metto per il momento, almeno fino a che ho questi capelli corti non li metto. Poi direi che questi orecchini lunghi della, come si chiama? Non mi ricordo la marca, comunque questi pure non li metto, quindi questi li mettiamo tra le cose da archiviare insieme a quest'altro che è rimasto. Poi questi potrei farci un pensierino, questi li mettiamo tra quelli che salvo perché non sono male. Poi quest'altra collanina la salvo, questa è molto molto carina secondo me, delicata, quindi questa pure è una collana che salvo, che non mi ricordavo assolutamente di avere. Così come salvo anche quest'altra nera con la farfalla, e questa pure mi piace perché comunque è particolare, quindi anche questa la salviamo. Poi ho queste collane lunghe che porto soprattutto
questo in inverno, però anche questa mi piace troppo perché comunque ha le farfalle, ha diversi giochi di luce, quindi cose un pochino più luminose, cose meno luminose, cioè anche questa mi piace, quindi la tengo. Forse magari poi li metteremo meglio, speriamo. Poi questa non la metto da secoli, è una collanina comunque delicata che impreziosisce il décolleté, quindi questa comunque la tengo perché mi ricordo comunque che faceva molta molta luce. Poi diciamo questi orecchini di M Cosmetics non mi fanno impazzire, questi li archivio un po' perché sono dorati e un po' perché mi ricordano una croce, quindi questi pure direi che possiamo archiviarli. Poi archivio anche, non li butto però li metto da qualche parte comunque che non sono tra le cose che uso tutti i giorni, anche questi li archivio perché lunghi così e i capelli corti non mi piacciono. Chissà perché di alcuni orecchini trovo solo un tipo di un orecchino solo comunque. Poi direi che anche questi comprati su qualche sito sono abbastanza inquietanti, con queste perle, queste rose non mi piacciono, quindi anche questi non li metterò sicuramente per un bel po'. Così come anche questi, per quanto sono un po' più delicati, ma sinceramente non mi convincono, mettiamo tra le cose che non metterò più, così come sicuramente non metterò più, visti anche i capelli corti, questi con tutte queste stelline che comunque mi piacevano molto quando li presi, però onestamente adesso non mi ci vedrei. Ah, poi un altro di questi di M Cosmetics trovato. Poi che altro c'è? Vediamo, qui c'è un braccialetto, un pezzo di collana, non si sa, una cavigliera forse, non lo so, cose da archiviare perché non so nemmeno cosa sia. Direi che anche questi orecchini, che poi tra l'altro questi li avevo portati, li portavo molto mi ricordo, ma anche questi gli archivio un po' perché vedo comunque che si sono anche abbastanza rovinati, chissà dov'è l'altro, non si sa, cioè veramente è assurdo, trovo sempre un tipo d'orecchino solo. Comunque questo vabbè quanto è anche da solo, quindi poi questi invece li lascio per il momento. Questi erano di M Cosmetics e non mi sembrano malati perché sono quelli che vanno dietro al lobo, quindi fanno comunque un gioco particolare, questi potrebbero interessarmi, li mettiamo tra le cose che salvo. Poi questa collanina è un non lo so, per l'estate probabilmente è carina perché comunque ha tutte queste cose colorate e queste bandierine, specie di bandierine colorate, ma questa la salviamo, potrei metterla quest'estate. Direi che questo anello ha fatto il suo tempo e non mi piace, un po' perché proprio è di un giallo troppo troppo finto, ma sinceramente sulla mia mano piccola poi non mi piace. Archiviare. Quest'altro pure di M Cosmetics è addirittura anche rotto, quindi niente da fare. Poi questo di M Cosmetics che riprende il bracciale lo tengo invece, quindi facciamo un nuovo reparto per gli anelli. Io gli anelli non ne ho molti, ho trovato il residuo dell'altro orecchino che non trovavamo, gli anelli non ne ho molti perché non amo molto gli anelli. Questo io devo capire perché ho comprato questo anello, che tra l'altro a parte che mi sta grande ovunque lo metto, ma è scomodo perché non ti permette di aprire le mani ed è veramente orrendo, quindi io lo metto qui ma lo metterei direttamente nel secchio. Poi questa collanina l'archivio perché da tanto che non la metto più, ma non mi piace, quindi questa l'archivio. E poi qui c'è una marea di orecchini. Allora, questi sono di M Cosmetics e avevano questo, se non sbaglio, sopra, sì, per fermarli, ma a parte che si vedevano anche male, ma sinceramente poi grandi così per il momento non li porto. Mentre salvo questi altri di M Cosmetics che sono sempre con lo stesso principio, appunto, che vanno dietro al lobo,
e davanti c'è questa pietra, quindi questi non sono male, quindi questi io li salvo assolutamente, perché a me questi qui così piacciono, anche quelli di Dior, e questi mi piacciono. Questo anellino sinceramente non mi piace, un po' perché è anche un po' rovinato. Era molto comodo perché comunque era elastico, però no. Poi questi orecchini, gli archivio, anche se ci sono affezionata, che comunque mi ricordano un viaggio a Parigi, c'è la Tour Eiffel e anche un gattino. No, questi li metto tra le cosine che salvo, e comunque potrei anche rimetterli, non lo so, perché comunque mi piacciono. No, questi li salvo perché sono legati a un ricordo. Poi improbabili cosine, questi erano quei cosini che si mettevano nei piedi, cioè nelle dita del piede, ma no. Poi questi altri orecchini, che poi tra l'altro sono anche d'oro, questi li salvo perché comunque sono delicati, sono piccolini e mi piacciono, quindi questi li porto. Poi qui abbiamo un improbabile Hello Kitty che probabilmente non metterò più in tutta la mia vita, anche se ho Hello Kitty di Swarovski, quindi preferisco mettere Hello Kitty di Swarovski, quindi questo pure lo archivio. Poi ho questi che sinceramente non credo metterò più, queste a palline così, no, non mi piacciono. Questi quindi li archiviamo tutti, penso proprio di sì. Sono quei 7, no, che uno compra nella speranza di mettere chissà quante cose, ma no, non li metto, così come non metterò più neanche questa stellina, quindi questi li archiviamo tutti. Poi ho un cuoricino, comunque questo qui lo tengo perché è d'oro, non so dove metterlo, lo mettiamo tra gli orecchini. Anche quest'altro mezzo cuoricino è comunque d'oro, lo tengo. Pensa un po', cose ricchissime. Questi orecchini potrei anche tenerli, questi sono carini perché sono piccolini, quindi si adattano ai capelli corti, quindi questi li tengo. Mentre questi altri li butto, cioè gli archivio, perché veramente questi qui sono delle margheritine, ma cioè tipo proprio da adolescenti, via, e via anche questi. Quindi direi che questi li archiviamo. Poi qui sotto che cosa abbiamo? Trionfo della meraviglia. Qui dentro abbiamo questa che è orrenda perché è veramente fintissima, ma l'avrò messa tipo due volte, cioè no, non mi piace, ma no. Poi questa è di M Cosmetics e questa invece mi piace, è bella perché riempie comunque il décolleté e quindi questa la tengo. Mentre quest'altra, che è sempre di M Cosmetics, mi tocca archiviarla e praticamente è da buttare, però vabbè, non la butto, semplicemente perché c'ho... Ah no, questa... No, non è quella che vi dicevo, no. Quest'altra pure la tengo, perché quest'altra pure collana di M Cosmetics è bella. Non neanche mi ricordavo di averle queste collane, perché appunto è per il principio che riempie il décolleté, e poi comunque queste collane si abbinano anche con gli orecchini, quindi ci stiamo bene. Questa invece mi tocca archiviarla, non, perché comunque si è staccato questo pezzetto, quindi cioè, si vede che è rotta, quindi niente da fare. Poi questa così azzurrina, sinceramente mi sa tanto da mare, ma non credo la porterò più, no, troppo vistosa, non mi piace. Poi questo non l'ho mai messo, ma più che altro perché, non lo so, è qualcosa che non mi sembra adatto, diciamo, alle occasioni che ho, però è una cosa che mi piace, ed è praticamente questa specie di bracciale, no? con anello incorporato, che è bello, quindi questo lo tengo proprio perché ho il proposito di volerlo utilizzare, quindi lo mettiamo tra i bracciali. Altra cosina comprata in un villaggio turistico, lasciamo perdere. Poi quest'altra collanina ci tengo perché comunque è un ricordo, la mettiamo tra le collane da poter utilizzare. Quest'altra no, perché è tutta nera e tutta rovinata. Quest'altra collana invece la salvo perché è colorata ma non eccessivamente vistosa, quindi questa sì, mi piace.
Poi, ah, qui abbiamo un'altra cosa di M Cosmetics. Praticamente di M Cosmetics avevo comprato tutto. Questa la tengo perché mi piace, anche se non è regolabile, però, che poi non è di M Cosmetics, che comunque era di Michelle Phan, vabbè, vi ho detto delle cose sbagliate per tutto il video. Questa la tengo. Poi qui vabbè, delle improbabili spigliette ricordo di Parigi, vabbè, lasciamo perdere. E poi questo era un cosino che si metteva in testa, che io non ho mai messo, che va a finire in fronte, cioè che sembra poi una croce, quindi no. E basta, quindi primo contenitore lo abbiamo svuotato e direi che qui ci siamo. Oh, poi abbiamo quest'altro contenitore che ci avevo fatto questa cosa io qui in fimo. E anche questo è pieno di robetta. Svuotiamo tutto e vediamo che c'è. Allora, no, vabbè, allora, lasciamo perdere, già vedo delle cose improponibili. Allora, questi cerchi, io non so perché abbia comprato questi cerchi così grandi, cioè sono più grandi di un bracciale, e mai messi, e credo che mai metterò, quindi via. Poi, questo braccialetto è d'oro, però sinceramente a me non è che piace molto, sarà tipo della cresima, queste cose così, no, non mica lo butto, certo, però non lo metto più, così come non metto più neanche questi cerchietti, che sono comunque d'oro, però non li metto più, ma nemmeno questi che andavano una volta quando ero un po' più... andavo alle superiori, questo tipo di orecchini, quindi questi pure via perché non li metto, mentre vabbè i cerchi li lascio, ce ne ho solamente tre perché uno l'ho perso, però vabbè, i cerchi sì, i cerchi li porto spesso. Questi cerchi a forma di cuore non ricordavo di averli, però non sono per niente brutti, quindi questi pure li tengo. Questo braccialetto non mi piace, forse non l'ho nemmeno mai messo, no. Allora, poi abbiamo questi orecchini della Brei che io ovviamente tengo perché mi piacciono, però per il momento questi orecchini grandi così io non li porto, però non lo so, comunque questi li tengo. Poi qui che altro abbiamo? Ah sì, qui abbiamo... quei famosi orecchini a catena che si mettono sul lobo, no sul lobo, non so, su un pezzo di orecchio che scende la catena, quindi quelli che si mettono praticamente così, quindi questo lo tengo perché mi piacciono questi orecchini, non mi ricordo come si chiamano, prima o poi mi ricorderò. Qui c'è un pezzo di Gisele praticamente che poi fine è un ciondolino J-Lo, ma vabbè, archivio. Poi l'anello questo della Brei, questo dello Swatch forse, no, questo dello Swatch lo tengo perché questo mi piace. Questo pure, anche se è grande, lo tengo perché con queste farfalline mi piace tantissimo. Questo pure lo tengo, questo mi piace, questo è sempre di Michelle Phan e praticamente si mette così. Vabbè, sul dito dove c'entra, questo qui mi sta grande, però così mi piace veramente tantissimo, lo trovo molto molto sexy. Poi questo, non lo so, questo anello sinceramente, vabbè, questo lo teniamo perché comunque è particolare, ha una forma strana, lo tengo. Poi questi erano quegli, ecco, ora mi ci si è intricato anche l'orecchino, bene. Quelli che si mettono qui. Questo pure non è male, quindi questi pure li tengo. Per quanto sono comunque scomodi, ce l'ho sia d'argento che dorato, teniamoli. Poi, che altro abbiamo? Ah, questi orecchini, questi li tengo perché comunque sono della Fossil, hanno un valore, comunque li tengo, però anche questi... lunghi così difficilmente li porto, però li tengo comunque. Poi questo è sempre una cosa che si attacca all'orecchio nella parte superiore, non è male, mi piace, quindi questo pure lo tengo perché a me gli orecchini piacciono da morire. Poi ho questi della Thun, anche questi li tengo perché comunque sono leggeri, delicati e mi piacciono, non ricordavo neanche di averli mischiati in mezzo a tutto questo ambaradan,
Poi ho questi anellini abbastanza inquietanti, direi. Questi li cestiniamo perché veramente sono, sembrano gli anellini delle bambine. Poi questi cerchietti li tengo perché comunque questi mi piacciono. Poi direi che questo anello di Hello Kitty potremo anche archiviarlo. Mentre questi della Fossil mi piacciono. Ah, della Brel questi, so. Questi mi piacciono, si portano, vabbè, singoli o comunque mi piacciono portarli a coppia. E anche questo mi piace, anche se è semplicissimo, però ha questo buco e questi quindi li teniamo. Da domani si inizierà a mettere gli anelli, ora che li ho riscoperti. Poi abbiamo degli orecchini, questi li tengo perché sono lunghi, sì, ma sono delicati, quindi orecchini da tenere, così come sono da tenere anche questi altri. E sto mettendo pure una cosa che ho cercato da parecchio. Ah no, non è quello che cercavo, vabbè, comunque questi pure li tengo perché mi piacciono. Poi quest'altri che non ricordavo di avere li tengo perché sono comunque anche d'oro, quindi questi pure li teniamo. Poi questo anello, insomma, no, non mi piace. Poi questo si impiglia ovunque, no, non mi piace. Quest'altro credo di averlo trovato in un uovo di Pasqua, ma lasciamo perdere. Questo pure con questa rosellina, no, non mi piace. Quest'altro pure, comprati su questi siti quando fai acquisti, no? Senza senso, vedi queste cosine che costano poco, ma questi così poi ci si impigliano delle cose, si attaccano, no, non mi piace. Ah, questo sì, questo è carino. Questo è tipo fedina con questi fiorellini trasparenti, sì, questo sì, lo teniamo. Questo con le farfalle si mette sul piede, vediamo. Questo no, è anche tutto piegato, rovinato. C'erano questi due fiorellini, ma anche questo appunto si attacca ovunque. Questi orecchini li butto, cioè li cestino perché sono veramente orrendi. Sono super finti, che più finti non si può. Questi sono d'oro, sono carini, delicati, questi li tengo. Questo è sempre una delle cosine che si mette sul piede, ma non, questo così non mi piace. Questo è carino perché c'è il mio nome e cambia colore in base alla temperatura del corpo, quindi questo lo tengo. Poi ho questi altri orecchini che si sono anche un po' rovinati, però alla fine sono carini, sono luminosi, teniamoli. E questo era un orecchino forse di qualche... Questi sì, questi li tengo, questi piccolini così, perché sono quelli che posso mettere per cambiare questi che ho nell'orecchio, oltre diciamo i buchi normali. Varie ed eventuali farfalline e cose varie le teniamo. Passiamo a quest'altro contenitore e qui pure ci saranno delle cose meravigliose. Vediamo un po' che cosa c'è. Allora, c'è questo anellino che era, questi anellini erano, a parte sono tutti rovinati, di quelli che si mettono insomma qui, però veramente, cioè, sono rovinati, sono ossidati, no, brutti proprio, via. Questo ciondolo lo tengo perché comunque è un ricordo. Dove lo mettiamo il ciondolo? Adesso le mettiamo qui tra gli anelli, nel limbo. Poi qui c'è tutta la grande quantità. Ah, qui c'è la catenina del cuore. Ah, beh, appunto, quindi lo mettiamo tra le collane, giustamente. Ha la sua bella catena. Non credo che lo metterò più perché anche questo è rovinato, però è comunque un ricordo. Poi piercing vari. Allora, questi orecchini sono tutta una grande quantità di orecchini comprati. Questi no, me l'hanno stati regalati, però sinceramente per quanto sono luminosi non mi piacciono, infatti mi sa che non li ho messi quasi mai perché mi sembrano delle croci e non mi piacciono. Qui invece c'ho una grande quantità di tutti questi piccolissimi orecchini che sono quelli che compri sui siti, no, quando fai gli acquisti, ma sinceramente credo di non averli messi proprio quasi mai.
anche tutti questi piccolissimi orecchini che non valgono niente, io direi di metterli qua tra le cose da mettere. Poi è rimasto questo, vediamo cosa c'è qui. Io sto ancora cercando una cosa, vediamo se la trovo. Allora, questi direi che stile anni 70, via. Questo braccialetto improponibile con vari dolcetti super finti, via. Mentre questi li tengo, perché a me questi bracciali così in estate piacciono tantissimo, così come tengo anche questo, che appunto è un bracciale. Poi ho questi che sono comunque d'oro, e anche questi direi di tenerli perché comunque sono piccolini, mi piacciono. Questo no, perché è tutto rovinato e vecchio. Questo è il braccialetto che fa panda con gli orecchini della Thun. Ah, qui c'è un... vabbè, non lo so. Vabbè, questo sì, lo tengo. Quest'altro della Thun è molto sporco, molto rovinato. Questo ormai non si può portare più. Questo è d'oro, però a me le cose d'oro neanche piacciono tanto, quindi questo lo metto tra le cose da non mettere più, così come anche questo direi che ha fatto il suo tempo. Questo ciondolino è abbastanza inquietante. Quest'altro invece mi piace perché è un ricordo di Euro Disney, poi comunque mi piace questo braccialetto. Quest'altro braccialetto no, via anche queste cosine. Questo ciondolo no. Poi ho una spilla, sì, vabbè, le spille queste io le uso anche per fissare comunque delle cose. Questo con tutti questi pendaglietti potrebbe essere carino, vediamogli una possibilità. Questo ciondolino assolutamente da vecchia, non mi piace. Questo braccialetto con tutti gli orsettini, no, direi che ha fatto il suo tempo anche questo. E quindi questo pure abbiamo fatto. Poi qui passiamo alle cose, diciamo, che sono quelle che uso un po' di più. Però sinceramente non so neanche cosa c'è qui dentro, e comunque anche queste vanno riordinate un po' meglio. Allora ho questo tris di braccialetti della Thun, che io a volte metto anche singoli in base appunto a quello che porto. Quindi questi sì, questo dello bag sì, questo di Swarovski assolutamente sì, questo lo mettiamo tra le collane, questi tre bracciali. La collana questa di Swarovski assolutamente sì, e anche questa di Swarovski con Hello Kitty, che io stra adoro perché è fatta a forma di diavoletto cattivo, assolutamente sì. Ma qui ecco, ci tengo comunque cose che porto molto molto spesso. Poi vediamo, poi qui ho vabbè ovviamente gli orecchini di Dior, che ve lo dico a fare. Questi braccialetti io invece no, stile Cruciani, insomma, non li porto, mi sanno scomodi, no? Poi questi orecchini Thun, gli archivio, perché comunque così grandi ormai non li porto più. Questi, per quanto sono carini, però onestamente grandi così non li porto più, quindi niente. E così... anche il bracciale, mi ricordo che comunque è scomodo perché mi sta un po' largo, però vabbè, al braccialetto, che ora è tutto ovviamente un caos, eccolo, gli daremo una possibilità che comunque è carino, quindi braccialetto qui. La collana invece no, la tengo, e questa è da una vita che non la metto, e niente, questo qui bisognerà cominciare a rimetterla perché è carina, molto molto carina, quindi anche questa sì. Poi ho vabbè il braccialetto di Tiffany, sì. Poi ho questi che li ho trovati nell'uovo di Pasqua, e sinceramente non sono male questi orecchini, sono carini, c'è scritto smile e be happy, sono carini. Poi va bene, ho questi che sono comunque di diamantini veri, quindi i cerchiettini di diamantini veri assolutamente sì. Così come tengo anche questi cerchietti sempre di diamantini di Swarovski, che hanno due possibili cose da attaccarci dentro, così, nero
e dorato, insomma, e anche questi ovviamente li tengo. Queste invece no, assolutamente no. Con questa, che cosa ci andava questa? Aspetta, oh mio, adesso non mi ricordo che cosa ci, forse è da qualche altra parte, non so. Qui ci andava qualcosa di grande, probabilmente è niente, non ce l'ho. Comunque queste pure, queste mezzine, o probabilmente era in quell'altro caos, niente. Mentre ovviamente tengo il ciondolino questo di Tiffany, i cuoricini di Tiffany, questi di Pandora, le stelline ovviamente sì, e questi altri pure orecchini di Swarovski, io li adoro perché sono quelli appunto che vanno così nel lobo e sono troppo carini, luminosissimi. Poi abbiamo questi anellini di Swarovski, che io ovviamente questi li tengo tutti. Questo che è un ricordo, quindi sì. Questo pure comprato a Parigi di Swarovski, sì. Questo di Thun, sinceramente, è abbastanza inquietante, no. Così come anche questo di Thun, non mi piace. Fa pandan con gli orecchini, il bracciale e la colonna di prima, ma non mi piace. Questo invece sì, di Pandora. Poi abbiamo quasi finito, eh. Allora, questi orecchini così di Thun, direi che non fanno più al caso mio, perché sono troppo grandi. Poi ho il mitico Hello Kitty di Swarovski, sì, in pieno. Questi cuori enormi della Hopes, luminosissimi, li tengo perché comunque sono bianchi, sono delicati, leggeri. E quest'altri pure di Swarovski, io li stra adoro, questi cuoricini con il brillantino in mezzo, sono troppo carini. E poi ho il solitario vero, e quindi anche questo lo tengo tra le collane. E i miei gioielli praticamente sono terminati qui. Adesso cerco di dargli una sistemata. Allora, in questo contenitore di Hello Kitty ci metto, diciamo, qui sul fondo, che tanto poi è scomodo anche da raggiungere, le cose quelle che non porto più. E sopra quindi ci tengo il divisorio, che è un po' rotto, però almeno comunque non avendo la necessità di toglierlo e sta qui così e nessuno lo tocca. Ah, ok, ci ho messo qui tutti gli anellini, qui un po' di braccialetti, anche qui un po' di bracciali, quindi direi che così le cose sono ben visibili. Allora, in questo invece ho messo qui un po' di bracciali e un paio di collane, qui gli orecchini quelli un po' più lunghi, un po' più ingombranti, qua quelli un po' più piccolini, e qui un po' di orecchini e un paio di collane più delicate. Mentre qui tutte le collane, quelle di Michelle Phan. Quindi direi che questo pure è sistemato. In questo ci ho messo un po' di collane, quelle un po', diciamo, più simili. E qui nell'ultimo, le ultime collane, quelle un po' più grandi. Convengo con voi che non è proprio la sistemazione migliore, però insomma, via. E qui ci mettiamo gli ultimi orecchini rimasti e quindi basta. Per il momento mi sistemo così e già ho fatto una bella scrematura. Probabilmente acquisterò magari qualche contenitore un pochino più comodo, per più largo, più grande, comunque per mettere tutte queste cose, e sarà decisamente meglio. Per il momento va bene così, diciamo, e grazie per la pazienza, per aver guardato questo video, che credo sia lungo, ovviamente, però mi serviva un po' di compagnia perché veramente era un lavorone, e al prossimo video, ciao!